Ciao collega. Ciao, collega. Ciao, ma tu che ci fai qui nel mio... Ma sei tu nel mio video... Ah no, scusa, parla pure no, tu. No, no, parla pure tu. Cosa stavi dicendo? No, no, parla pure tu, ne avrai di cose da dire. Ma no, non preoccuparti. Inizia tu, siamo una comunità alla fine. C'hai anche ragione, dobbiamo aiutarci. Inizia pure tu. Ecco, così siamo a posto con tutti i salamalecchi e il buonismo del politically correct. Che poi questi, tutti gentilezza, amicizia e collaborazione, e appena gli giri le spalle, te piantano un coltello nella schiena. E mo parlo io. Ma ciao, brutto pezzo di camperista. Come stai? Stai a ruggini sulla sedia? C'hai il culo quadrato ormai? Dai che tra poco si torna alla nuova normalità. Un termine che mi fa proprio impressione. Capito, pecorone? Abituati alla nuova normalità. Anche questo venerdì ce la abbiamo fatta! Hai visto lo zio Armando? Quando non è sotto pressione è pure più felice. Per ora non pubblicheremo più cartoline e fuori stagione, ma se clicchi sulla lettera I qui sopra trovi le due playlist e puoi rivedertele entrambe in loop. Te lo dico subito, noi per questo canale non chiediamo e non chiederemo mai delle donazioni, così come abbiamo rifiutato tutte le proposte di product placement arrivateci nelle ultime settimane. Quindi, se sei uno di quelli che vogliono sfruttare la visibilità altrui, statene lontano! Oppure vai da quelli che si vendono. Certo, abbiamo i nostri sponsoroni mega ultra intergalattici, ma quelli sono un'altra cosa. A proposito, che ne dici se li mettiamo tutti in una playlist dedicata? Ti piacerebbe? Scrivilo nei commenti qui sotto. Anche se il lavoro che facciamo ci impegna almeno 3 ore al giorno, è un piacere condividere con te la nostra esperienza e magari farti fare anche 2 risatine. Se c'hai cazzi di fare qualcosa perché ritieni questo canale interessante, c'è sempre il merchandising da acquistare. Una maglietta, una felpa, un prodotto con il logo del brutto pezzo di camperista, disegnato peraltro da un illustratore molto bravo. Figo, no? Almeno oltre ai video ti diamo qualcosa di concreto. Anche l'arrosto. Trovi tutto in calce comunque. Insomma, fa un po' come minchia te pare. E ci mancherebbe altro. Ma di che sfaccim vuole parlarti oggi l'Armando? Della ruggine sul tuo bel bestione bianco, sul camperone e sul van. In particolare ti racconterò come identificarla, quali sono i punti più soggetti a corrosione, come trattarla e come abbiamo salvato Mork, la nostra casa da 8 anni, dal disfacimento più totale. Un'avventura! Oggi niente l'amico Fritz, nell'ultima puntata mi sa che l'ho massacrato un po' più del solito e ora se ne sta a curare le ossa rotte. O la polpa. Però ci sarà uno sponsorone molto particolare e forse rivedrai Claudio. Te lo ricordi? No. E allora riguardati sto videozzo. Insomma, segui sta puntatona fino alla fine e se non vuoi rimetterci tutte e 4 le gomme, attiva la campanellina. Che todica fa? E mosse parte con il tema di oggi. La ruggine, dove scovarla? Allora, brutto sfaccendato, ti sei mai chiesto come e perché si forma sta maledetta ruggine? No! E bravo il mio pezzo di camperista sprovveduto! Sappi che se devi comprare un bel bestione bianco, oltre alle infiltrazioni e al corretto funzionamento di tutte le utenze, dovrai stare ben attento anche a questo particolare. Parleremo di igrometro e controlli vari in un video dedicato, ma per ora ci concentriamo sulla ruggine. Non guardare mai il sottoscocca e non sapere quali sono i punti più soggetti al deterioramento potrebbe farti prendere una bella inchiappettata. E tu vuoi evitare il bruciore anale, vero? Ecco perché l'Armando ti prova a dare 2 consigli, 2. Se hai altro da aggiungere, ricordati che ci sono i commenti. Come forse saprai, la ruggine compare a seguito dell'ossidazione del metallo. Mi bravo! Il tutto è dovuto alla reazione del metallo stesso a contatto con l'ossigeno e con il sale e la salsedine. Sapore di mare! Chiaramente, se inizi a notare questo processo degenerativo, te conviene assolutamente ricordare che un metallo arrugginito non ha le stesse proprietà meccaniche della sua versione sana. In poco tempo, peraltro, la ruggine si espande, corrode tutto e te troverai un colabrodo sotto il culo. Ma quindi, che devo fare? E mo te lo dico. Come prima cosa, osserva il tuo mezzo. Se vedi dei punti esposti, anche piccoli, mi raccomando, sappi che non basterà coprirli e risolvere il problema relativo a quello che vedi. Di solito ciò che noti è solo la punta dell'iceberg. Sotto
potrebbe esserci un bel casino. Ecco perché è sempre meglio, appena vedi qualcosa di sospetto, portarlo dal tuo carrozziere di fiducia. Poi ti dirò anche come fare a risolvere da solo il problema, ma sappi che è sempre meglio un bel check-up da un esperto. Chiaro? I punti più soggetti a questo fenomeno di solito sono quelli in cui ristagnano umidità, fango e sporcizia. Quindi guarda bene il sottoscocca, ovvero tutta la parte sottostante della carrozzeria. Buttate sotto e dacci una bella occhiata. Insozzate pure, ma non lasciare mai nulla di intentato. In particolare dovrei fare attenzione ad alcuni punti. Passaruota, ovvero la parte di carrozzeria che sta giusto sopra gli pneumatici. La sua funzione è quella di raccordo tra la carrozzeria esterna e il locaro parassi della motrice. Lì è facile che si sia accumulato del fango e che l'acqua e l'umidità abbiano fatto il loro sporco lavoro. Ricordati che si accumula un sacco di merdaccia di sotto e quindi lava sempre molto bene il mezzo in quei punti. Ovviamente fallo per tutte e quattro le gomme. Parabrezza. Chiaramente non è il parabrezza da arrugginirsi, ma la scocca in metallo che sta alla base di esso. A causa dell'acqua piovana e di possibili infiltrazioni attraverso guarnizioni vecchie e consunte, soprattutto in certi veicoli come il vecchio Fiat Ducato, quella zona diviene molto sensibile al processo di arrugginimento. Anche la condensa interna può concorrere a questo fenomeno. Ti ho spiegato in altri video come fare in modo che non si crei, almeno per quanto possibile. Tieni sempre uno spiraglio aperto del finestrino e evita i ponti termici utilizzando solo isolanti esterni. Se è quelli interni, usali per farti un bel paio di pantaloni da astronauta. Predellino, ovvero la pedalina d'ingresso al veicolo e le fasce sottostanti le porte. Soprattutto nei furgonati è molto dedicata la parte che sta al di sotto del portellone scorrevole laterale. Lì per i soliti motivi possono accumularsi umidità e salsedine e ci vuole poco perché sta bastarda te magni tutto il mezzo. Ora che ti ho fatto un po' cacare addosso, ti ripeto nuovamente, visto che sei un distratto cronico, che dare una bella occhiata su tutto il sottoscocca è davvero importante. Anche pianale e fiancate sono punti delicati, ma lì ci arrivi solo smontando l'allestimento. Quindi cerca anzitutto i punti in cui puoi identificare con facilità l'eventuale difetto e in ogni caso sappi che se quelle parti sono sane è probabile che lo siano anche le altre, essendo meno esposte. Soprattutto se il mezzo di importazione è dalla Germania o da un paese del nord Europa, sappi che il sale distribuito sulle strade è uno dei maggiori fattori che causano la ruggine. Abbi quindi un occhio di riguardo se il tuo usato appartamento su ruote viene da lì. Attenzione anche ad alcuni venditori non proprio onesti che tendono a ricoprire con una sostanza nera questi difetti. Si chiama catramina e effettivamente è un bitume impermeabilizzante, ma evita solo che ci siano ulteriori infiltrazioni. Di certo non interrompe il processo corrosivo in atto sotto lo strato applicato. Se dunque noti questo particolare, fallo presente al venditore e se la sua risposta non ti convince, lascia pure il mezzo al suo precedente proprietario. Ci vuole un trattamento anticorrosivo, ma esso non può essere applicato al di sopra del vecchio strato, perché così facendo non faresti altro che intrappolare l'umidità nascondendo la polvere sotto il tappeto invece di spazzarla. Lo strato già applicato va rimosso, la parte pulita e trattata. Nei casi peggiori, quando insomma il deterioramento è in stato avanzato, bisognerà tagliare e sostituire il pezzo danneggiato. Te lo dico subito che è quello che è successo proprio a noi. Vedrai che cazzo c'era sotto Mork. E che il tuo portafogli non sarà molto felice. Prima di farti scoprire come abbiamo operato il nostro furgone, ci tengo a spiegarti velocemente come eliminare la ruggine. Come eliminare la ruggine? Allora, quello che ti dirò in questi pochi minuti è solo uno dei modi di affrontare il problema. Spesso è provvisorio, che vuol dire non definitivo. Come sempre ti consiglio di rivolgerti a un esperto e di non scassarmi la minchia, perché io non sono il guru di tutto. Manco me faccio dare le stelline. Chiaramente la ruggine va trattata prima possibile, perché è necessario interrompere il processo corrosivo. La tecnica più funzionale è la zincatura, che consiste nel ricoprire il metallo con un bello strato di zinco. Ovviamente questa è una protezione. La parte rovinata deve essere stata trattata. Molto più frequentemente, tuttavia, si procede con una verniciatura protettiva. Essa è ugualmente efficace, visto che si ricoprono con una vernice apposita le parti soggette a corrosione, ma anche in questo caso bisogna prima trattare le zone intaccate. La cosa migliore da fare quando vedi della ruggine è utilizzare un convertitore. E che minchia è?
si tratta di un prodotto come questo. Ti metto il link in descrizione. La sua funzione è quella di convertire appunto la ruggine in un composto inerte. Reagisce insomma chimicamente con la ruggine, trasformandola in un complesso stabile di colore nero che una volta sovraverniciato resiste all'attacco degli agenti atmosferici ed è impermeabile all'umidità. Può essere usato anche in ambienti chiusi e non areati perché non contiene solventi. Ovviamente è riverniciabile. La prima cosa che devi fare ovviamente è pulire bene la zona, magari con un panno, evitando di effettuare pressioni troppo forti, perché se la lamiera è davvero mangiata potresti anche sfondare tutto. Per la ruggine ti consiglio di usare una spazzola a disco e poi della carta vetrata fine. Occhio a non rovinare la vernice circostante la zona su cui stai operando. Ricordati comunque che sta stronza è molto tignosa e ci metterai un bel po'. Mentre fai questo ti consiglio di usare una mascherina protettiva, perché le micropolveri che si generano non sono al massimo per il tuo apparato respiratorio. Tanto ci sei abituato a usarla, no? Una volta rimosso tutto, pulisci bene con un benzene, aspetta che sia asciutto e applica la quantità necessaria con un pennello. Vedrai subito la ruggine reagire e diventare di un colore scuro, quasi nero. Bene, avrai fermato il processo di deterioramento, poi si tratterà solo di riverniciare la parte. Per la verniciatura fai da te. Spero che non mi senta un professionista. Ti conviene applicare un primer antiruggine e poi una vernice adatta. Certo, dello stesso colore magari. Andare dal carrozziere resta comunque la scelta più logica, chiaro? Vedrai cos'è successo a noi tra pochissimo. Anzi, che dico tra pochissimo? Adesso! Il restyling di Mork. Brutto pezzo di camperista. Come stai? Spero bene. Io pure. Ci mancherebbe. Vabbè. Banda alle ciance. De che parli oggi, Armando? Volevo raccontarvi cosa ci è successo nel 2017, ovvero abbiamo rifatto completamente la carrozzeria di Mork. Ci abbiamo messo un botto di tempo, praticamente 3 mesi, e l'abbiamo fatto nell'officina di Greek Westy, nel mezzo del Peloponneso. Volevo raccontarvi un po' quali sono le cose importanti da sapere quando si va a lavorare sulla carrozzeria di un mezzo che c'aveva i buchi così. Avevamo già notato durante l'anno dei punti di ruggine intorno al parabrezza, al parafango, però dicevamo, ma sì, dai, è solo all'esterno, ma poi se vai a vedere l'interno... Miga delirio! Eravamo nel sud Italia e pensavamo di trasbordare il mezzo in Albania, che ci avevano consigliato per via dei costi economici dei carrozzieri. Un giorno, girando su Instagram, becco staccando Greek Westy e gli faccio 2 domande. Mi hanno invitato per una birretta in un piccolo paesino chiamato Kenorgiu, a 100 km a nord di Patrasso. Sono andato per la birretta, ho conosciuto Foris, il meccanico, mi è subito piaciuto. Ho capito il suo amore già dalla tenera età per i T3 e i T4, diciamo tutta la famiglia Volkswagen. Con un po' di problemi di comunicazione, visto che io non parlo il greco e Forrest non parla l'inglese, però c'è Google Translate. Un delirio. Comunque, ci siamo più o meno accordati sul prezzo e sulle tempistiche, anche se durante tutto il progetto le cose sono cambiate. Avevamo messo da parte dei soldi e ci sembrava giusto, dopo 25 anni di duro lavoro, dare una bella ripulita al nostro mezzo. Il primo proprietario di Mork era tedesco, il secondo invece della Repubblica Ceca, ma andava molto spesso in Austria e in Germania a comprarsi la birra. E come ben sai, in Germania non risparmiano il sale sulle strade, per cui tutta la fascia bassa del furgone, come ben puoi capire, era un Emmental. La prima cosa che abbiamo fatto è stato un bel lavaggio di Mork. Ma proprio un bel lavaggio. Sopra, sotto, a destra, a sinistra, il motore, per capire sia se ci fossero stati dei problemi al motore, magari delle perdite, e per andare a vedere nel dettaglio tutti i punti di ruggine. We'll be right back.
Abbiamo avuto la fortuna di non dover spendere troppi soldi e di risparmiare veramente tanto comprando un T4 con una carrozzeria ancora in buono stato. E quanto ci è costato? 200 euro. Beh, un affare. Tu pensa che avevo calcolato il costo di ogni singolo pezzo, il portellone laterale, le due portiere, il portellone posteriore, le fiancate, le pedanine. Beh, alla fin dei conti veniva fuori un totale di più di 2000 euro. Quindi 2000 euro, 200 euro. 2000 euro, 200 euro. Beh, 200 euro mi sembra buono. E in più è un originale Volkswagen, per cui lo stesso tipo di lamiera. Che non è poco. Ti dico subito anche quanto abbiamo speso. 4500 euro per 3 mesi di lavoro. Avevo fatto fare le stime in Italia e il budget superava i 10.000 euro per i carrozzieri che lo volevano fare. È un lavoro che richiede tanto tempo e non tutti hanno la voglia di perderlo dietro un T4. Come al solito siamo stati molto fortunati. E devo dire che la qualità del lavoro è stata eccellente, soprattutto perché Foris è l'unico greco che lavora. Si è fatto un mazzo così. Quindi il primo consiglio, se vuoi rifare la carrozzeria, non buttarti subito ad acquistare le parti nuove, ma fai un po' di ricerca sul web per vedere se ci sono dei vecchi mezzi, ma con la carrozzeria ancora in buono stato. Una volta trovato il mezzo, abbiamo cominciato a lavorare su Mork e mi ci sono messo io direttamente. Infatti in una giornata ho smontato completamente tutto l'arredamientos. Perché io ho studiato e so come si fa. Sicuramente tutto questo viene dagli 8 anni di esperienza a bordo del nostro mezzo. Però è buona norma conoscere il proprio mezzo, sapere come è stato costruito per poterlo decostruire in maniera semplice ed efficace. Quindi, armato di cacciavite e chiave inglese, ho cominciato a togliere il mobiletto superiore, l'armadio e la cucina. Ti giuro che non ho mai visto Mork così nudo. E quando Mork è rimasto nudo, con Foris siamo andati a vedere l'entità dei danni. Nel Volkswagen c'è uno strato di lamiera esterna e uno strato di lamiera interna, una specie di camera d'aria. E da quello che ho capito, quando sulla parte esterna trovi la ruggine, vuol dire che dentro ci passano le pantegane. Infatti, cominciando a togliere la parte esterna, dietro abbiamo trovato delle caverne. Che ci stavano pure i dinosauri. Il lavoro fatto da Foris è stato meticoloso e andava a vedere ogni singolo dettaglio. Si controllava qual era la parte danneggiata e arrugginita sul nostro mezzo e si andava a tagliare sull'altro T4 lo stesso componente. Una precisione! Pezzo per pezzo, sembrava quasi Morkenstein, la versione furgonata di Frankenstein. Come ti ho detto prima, tutta la fascia bassa del furgone era stata mangiata dalla ruggine e dalla salsedine. È buona norma pulire il mezzo una volta al mese con un bel risciacquone di acqua dolce, soprattutto nella parte sottostante, dove la ruggine si attacca come la ventosa.
Quindi se passi tanto tempo al mare come facciamo noi, buona norma, una volta al mese, dargli una bella sciacquata. Piano piano il lavoro sul furgone continuava. Noi eravamo abbastanza disperati perché vedevamo Forix, il meccanico, che continuava a togliere pezzi dal furgone. Mima, ci lasci qualcosa! Ci sono stati dei momenti durante la fase di lavoro molto difficili, come ad esempio il taglio e la saldatura delle pedaline, sia quella del passeggero che quella del guidatore, e soprattutto la pedalina della portiera laterale, che deve combaciare perfettamente, perché sennò poi non te si chiude la porta. Ma come ti ho detto, l'arte e la maestria di Forris hanno dato un risultato eccellente. Un altro punto dove la ruggine si insidia. Un altro punto dove la ruggine si insidia molto facilmente è il bordo che tiene il parabrezza. Anche lì è stato fatto un ottimo lavoro, soprattutto nella fase di priming. Una volta riassemblato tutti i pezzi de morc, siamo passati alla fase di sabbiatura. La preparazione per il priming, che non so come si dice in italiano. La carrozzeria è stata completamente scartavetrata e poi stuccata, e poi scartavetrata e poi stuccata. Una volta eseguito questo lavoretto, si è passato al priming, che ancora non so come si dice in italiano, praticamente una verniciatura di un prodotto che dà la possibilità alla vernice finale di attaccarsi meglio. Una specie di grunt, c'hai presente quando spennelli in casa? Oltre a essere una sostanza antiruggine. Abbiamo cercato il più possibile di coprire quelle che erano le parti più deboli del furgone, per cui la fascia bassa. Una volta finita la preparazione del mezzo, siamo andati al forno, che io pensavo che cuocesse. E invece no. Forris ha chiamato il suo amico Alexander, un esperto verniciatore, e in una bella giornata abbiamo verniciato Mork del suo colore originale, Jamaican Blue. Bella storia! Il forno non è altro che una camera ventilata, dove l'aria aspira tutte le impurità, per cui non ti ci trovi i peli di cane attaccati alla vernice. La parte bassa del furgone è stata verniciata con un prodotto speciale. Un prodotto antiruggine che con un tappino speciale riusciva a dare una superficie in rilievo. In questa maniera si evita in gran parte di rovinare la carrozzeria appena fatta con i sassi che tiri su dalle gomme. Te capì? We'll be right back.
abbiamo lasciato Mork per 12 ore a seccare bene bene all'interno del forno. Una volta pronto, l'abbiamo riportato in officina e riassemblato. All'epoca, grazie al nostro film Van Lifers, che ti consiglio pure di guardare, lo trovi qui sopra, eravamo stati sponsorizzati da Serial Combi, un negozio online con tantissimi prodotti per tutta la famiglia VW. Che storia! E ci hanno mandato in Grecia la tenda nuova del soffietto. Oltre a cambiare la tenda, abbiamo fatto anche delle piccole modifiche al mezzo. Avendo tolto la cucina, potevo raggiungere la tanica delle acque grigie. E visto che abbiamo sempre usato sapone biologico, ho deciso di cambiare quella tanica da acque grigie a acque chiare, per avere 29 litri in più che posso utilizzare per farmi la bella doccia. Un sistema per poter caricare la tanica di acqua e una pompa esterna per farla arrivare alla doccetta che sta nel retrobottega. E già che c'eravamo, abbiamo cambiato pure il linoleum che c'era sotto. Insomma, è così che abbiamo passato 3 mesi della nostra vita a Kenorgiu, nel mezzo della Magna Grecia. Per i primi 2 mesi siamo stati fortunati e abbiamo trovato un piccolo appartamento in affitto vicinissimo al garage. L'ultimo mese però il padrone di casa, pur un po' stronzo, non ha voluto continuare l'affitto. La soluzione è stata un po' drastica. Foris, il meccanico, ha portato un bel letto all'interno del garage. E così l'ultimo mese abbiamo vissuto la garage life, vita del garage. Hai capito che si fa per amore di un furgone? Qualche volta ti svegli con le onde e il canto degli uccellini e invece altre volte ti svegli con il rumore del trapano. Vivere da full timer vuol dire anche questo. E se pensi di non potercela fare, allora ti do un consiglio: statene a casa! Vuol dire che questa vita non fa per te. Ricordati sempre un bel lavaggio mensile al camper, perché sennò la ruggine te magna tutto. Hai visto come era preso il nostro povero Mork? Beh, adesso è tutto a posto, ma a un certo punto dei lavori credevo che non finissero più. Ma bando alle ciance, finalmente è arrivato il momento che tanto aspettavi: lo sponsorone di giornata. Fresco fresco. Per l'occasione sono felice di ripresentare sul nostro canale Claudio, un grande amico. Sarà lui a farti conoscere la nuova super offerta della settimana. A te Claudio! Ciao, mi chiamo Claudio, ma tu puoi semplicemente chiamarmi Dio. Siccome vivo da full timer da almeno 8 giorni, ma sono tipo assolutamente più intelligente della media, è come se vivessi da 18 anni e quindi mi sono reso conto che sono l'esperto più qualificato di full timing di tutta Italia. E quindi volevo dire, iscriviti al canale che ho appena aperto che si chiama Vivere in Camper, te lo faccio fa! E c'è un corso veramente una chicca, un corso speciale che ho appena preparato. Si chiama Guadagnare 1000 euro alla settimana col full timing. Mi raccomando, i posti sono limitati, iscriviti e entro la fine della settimana deposita 1000 euro e ti svelerò il segreto di come guadagnare 1000 euro alla settimana vivendo da full timer. Vivere in camper, te lo faccio fa. Allora che fai? Lo acquisti il corso? Dai, sono solo 1000 euro e vedrai che ti spiegheremo il trucco per guadagnare 1000 euro a settimana col full timing. Fa la piega. Ma insomma, dopo sta chicca andiamo verso le conclusioni con qualche ultimo consiglio. Conclusioni. Conclusioni.
Allora, brutto pezzo del carrozziere improvvisato, che mi dici? Come ti è parsa sta puntata? Hai dei suggerimenti ulteriori? Guarda che non te buca le gomme se vuoi condividere la tua esperienza. Anzi, mi fa pure piacere. Quindi, ricapitolando, lava il tuo mezzo almeno una volta al mese con acqua dolce, curando in particolare sottoscocca e passaruote. Se stai a lungo in zone ad alta concentrazione di salsedine, come al mare o in paesi in cui si usa il sale per sciogliere la neve, abbi cura di lavare il mezzo con acqua dolce il più possibile. Appena vedi un punticino di ruggine, assicurati che non ci siano parti non visibili già intaccate e, se puoi, fallo vedere a un carrozziere. Tratta il prima possibile la ruggine o ti troverai una groviera al posto del tuo bello yogurtone. Ti capì? Comunque, ti devo confessare una cosa. Soffro di vuoti di memoria. E poi, non so se te l'ho già detto, ma soffro di vuoti di memoria. Abbiamo finito! Se il video ti è piaciuto, mettici un bel like, attiva la campanellina, commenta, condividi, spamma. Insomma, mica te sto a costringere. Ma lo sai che quattro gomme costano caro, vero? Ciao, bello!